Presidente Di Marco, un incontro fortemente voluto con i dirigenti scolastici degli istituti superiori, con gli amministratori dei comuni dove sono questi istituti, per elencare le opere realizzate e quelle che saranno da fare nei prossimi anni. Ma decisamente un risultato pieno, in un momento difficilissimo per il comparto delle province, in un momento anche complicato da ulteriori difficoltà riguardanti anche le difficoltà meteorologiche che hanno più volte messo a dura prova in questi 4 anni diversi plessi scolastici della provincia. La somma complessiva tra i cantieri in fase di esecuzione e conclusione e già conclusi insieme ai finanziamenti ottenuti è di circa 50 milioni di euro. Avviare i progetti e soprattutto metterli in cantiere. Certo, c'è il tempo necessario per mettere in piedi un cantiere, ma si tratta di mettere in pratica qualcosa che si basa su un finanziamento assicurato, garantito, già inserito in consiglio provinciale. La Revestina, per quanto riguarda il comparto delle scuole, quindi Mario dei Fiori e il Marconi, ha avuto un investimento programmato, in parte già eseguito, in parte che si dovrà realizzare, pari a 6 milioni di euro. Io sono fiducioso che possa ripartire pienamente l'attività scolastica didattica in questi 2 importanti presidi scolastici che noi abbiamo come provincia in aree più distanti da Pescara città, ma che comunque oggi è garantito dalla risorsa certa che abbiamo già inserito in bilancio. Quindi io sono fiducioso e spero che i dirigenti scolastici riescano in questa sfida a far comprendere che saranno di nuovo operativi come lo sono stati in passato e anche più sicuri, perché faremo interventi di messa in sicurezza degli edifici stessi. Chi verrà dopo di me sarà un sindaco, io sono sindaco che conclude il suo mandato e certamente come sindaci noi abbiamo l'interesse che le nostre comunità, i nostri ragazzi, i nostri figli possano andare in scuole sicure ed essere messi in condizione di gestire il loro tempo nell'ambito della scuola pienamente anche afferente ai livelli di sicurezza di cui c'è bisogno anche nelle famiglie.